43 piloti al via del quarto slalom di San Nicola a San Giuliano del Sannio. Il più veloce e preciso di tutti è stato Fabio Emanuele. L'Osella P9,90 del driver molisano ha fissato il miglior tempo nella terza salita, 2:10:49, per percorrere i 2.990 metri del percorso con 14 postazioni di rallentamento. Secondo posto per Alberto Scarafone e terzo Fabio Di Cristoforo, entrambi su Formula Gloria. Il podio finale è stato deciso proprio nell'ultima manche. La Tecno Motor Racing Team, unitamente alla Tecno Motor ufficiale di gara La Casta, con il sostegno del comune di San Giuliano del Sannio, hanno organizzato una kermesse che in questo 2019 per la prima volta ha avuto la validità di Coppa ACI Sport Terza Zona, oltre ad essere inserita nel circuito Promotris Slalom insieme allo slalom di Pietramolana e dei Vini. Spazio però anche alla competizione di regolarità. Nel gruppo R1 vittoria per Carlo De Castro a bordo di un Innocenti Mini Cooper. Nel gruppo R2 affermazione per Giambattista De Castro su Fiat 112 Abarth. Una quarta edizione dal sapore diverso sia sotto il punto di vista sportivo ma anche affettivo. Gli organizzatori insieme alla famiglia hanno voluto ricordare Gianmarco Di Vico, il ventenne scomparso nelle scorse settimane dopo un incidente in moto. Tutte le vetture hanno gareggiato con la scritta Gianmarco sempre nel cuore.